Ciao a tutti ragazzi, purtroppo questo non è il video che era in programma per oggi, ma non me la sono sentita di pubblicarlo, quello che appunto avevo in programma per quello che è successo nel mio paese l'altro ieri. Cosa è successo? Chi guarda un po' il TG e sa da dove vengo, sa che io abito a Spilimbergo e l'altro ieri appunto è stata uccisa una ragazza, un caso di femminicidio in cui il ragazzo che era convivente, ha mollato da poco, l'ha uccisa. Io non sono qui, non voglio strumentalizzare questa cosa, volevo solo fare un video un po' diverso, un pochino più serio, e proporvi un'iniziativa di cui sono venuta a conoscenza un po' di giorni fa, che è quella del Drappo Rosso. In sostanza, appunto, per porre l'attenzione sul caso, sui vari casi di femminicidio in Italia soprattutto, è stata indetta questa iniziativa del drappo rosso, che consiste appunto nel mettere un fiocco o un drappo rosso alla finestra, in modo tale da appunto porre l'attenzione su questo grosso problema che stiamo vivendo in questo periodo. Qualsiasi cosa io possa dire in questo momento sarebbe deleteria e scontata e banale, molto probabilmente, quindi ci tengo a concludere il video con una frase di Shakespeare. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.